Cuocio tesoriere, un 2024 che continua a non essere positivo, diciamo così. Sì, assolutamente, ci tenevamo molto a vincere questa partita e dispiace perché anche questa settimana, anzi soprattutto questa settimana, i ragazzi avevano lavorato in una maniera encomiabile, si era visto finalmente il clima giusto a 360 gradi a livello di lavoro, e quindi l'obiettivo era che tutto ciò che di buono avevamo fatto in settimana coincidesse con la vittoria. Così non è stato, purtroppo poi abbiamo avuto il problema di Siberno, abbiamo inserito un giocatore nuovo praticamente giovedì. In tutto ciò poi venerdì in allenamento si è fatto male Vico, che oggi dirà stretto i denti e dir poco, ha fatto qualcosa di più pur di giocare e di aiutare la squadra in questo momento, quindi abbiamo trovato un palazzo pieno con un clima che ci ha sostenuto, quindi doveva tutto coincidere con una vittoria, purtroppo così non è stato. Paghiamo le palle perse del primo quarto, 8 su 14 totali, con degli errori tecnici che non andavano fatti, e poi paghiamo la percentuale di tiri liberi, comunque tirare in casa con il 65%, con 9 errori, con dei giocatori che vorremmo sempre vedere in lunetta, coincide con veramente un momento anche sfortunato da questo punto di vista. Adesso abbiamo pochissimo, e poi anche la percentuale al tiro da tre, tolti magari un paio di tiri affrettati dopo qualche rimbalzo d'attacco, però devo dire che anche lì abbiamo costruito i tiri che volevamo. Loro hanno fatto una scelta importante da metà partita in poi dentro l'area, e onestamente avere i nostri tiratori così liberi in grado di tirare è una cosa che in cui tutti quanti abbiamo fiducia, dall'allenatore ai compagni di squadra verso il compagno che passano la palla. Quindi domani dobbiamo tornare subito in palestra, prendere le cose buone che abbiamo fatto oggi e ritrovare la fiducia, perché mercoledì giochiamo quella che ad oggi diventa la partita più importante della nostra stagione per tantissimi motivi e non solo di classifica. Quindi faremo la conta degli acciaccati, perché poi anche Poletti ha preso una brutta botta al ginocchio, ma poi ha stretto i denti ed è rimasto in campo anche lui, quindi sicuramente adesso avremo poco spazio in campo per preparare la partita, ma sicuramente confido nel lavoro dello staff medico, nel lavoro dei ragazzi che so che vorranno esserci mercoledì a maggior ragione tutti, perché stanno vivendo un momento difficile, e quindi domani si torna in palestra, perché mercoledì avremo ancora di più il coltello tra i denti. Ma oggi, a parte alcuni errori tecnici, la squadra ha dato veramente tutto quello che aveva, al netto di condizioni fisiche in questo momento difficoltose. È una squadra che ha bisogno di ritrovare fiducia, magari sicuramente soffre di più queste situazioni, magari di una squadra che in salute deve fare a meno di qualcuno per una partita. Quindi adesso serve il contributo e il mattoncino di tutti, e lavoreremo già per rimetterlo in campo mercoledì. Sono domande? Grazie. Coach, in bocca al lupo.